Questa è la situazione finale, ma prima di arrivare ad avere così tanti piatti, facciamo un attimo un passo indietro e andiamo con calma. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastube Drums. Questa è la guida completa ai piatti per la batteria. In questo video voglio andare a farvi capire, a farvi conoscere quali sono le tipologie di piatto, quali sono i suoni dei piatti e quante tipologie soprattutto di piatti esistono, perché voglio andarvi a spiegare come funzionano i piatti più normali e i piatti più strani per batteria, perché se pensiamo ai piatti pensiamo a 2-3 tipologie di piatto, ma in realtà ce ne sono tantissime. Quindi grazie a strumentimusicali.net oggi posso andarvi a far vedere tutte le tipologie di piatti, perché io ne ho un bel po' di piatti ma tutti questi tipi non li ho. Quindi intanto grazie mille strumentimusicali.net per avermi dato questa possibilità. Mando la sigla, ma prima di mandare la sigla vi dico che, come potete vedere, è già tutto piazzato. Queste sono tutte le aste che mi servono per montare i piatti di oggi. Partiremo dal piatto più dai piatti più normali, quelli più famosi di tutti, fino ad arrivare a piatti appunto molto molto strani. Non so perché io sia messo così, questa per quanto riguarda un video è una posizione veramente brutta, ma non fa niente. Io direi di partire subito. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché molti di voi guardano i miei video ma non si iscrivono. Ci mettete un attimo, cliccate mi piace qui sotto. Ma perché mi piace? Cliccate di iscriviti qui sotto e mi date una mano così a crescere tutto quanto. E direi sigla e poi partiamo subito con il primo piatto. Allora, prima vi ho detto il primo piatto, in realtà sono 2 i piatti, perché voglio partire da quelli che sono piatti di accompagnamento. I 2 piatti di accompagnamento per eccellenza sono il Charleston e il Ride. Allora, questi 2 piatti qua vengono chiamati piatti di accompagnamento perché sono quelli utilizzati per accompagnare. Quindi, facciamo così, li monto e poi vi dico 2 parole e ve li faccio sentire. Come dicevo, questi sono 2 piatti completamente diversi, ma che servono tra virgolette per la stessa cosa. Tutte e 2 sono dei piatti fondamentali, sono forse i piatti più importanti che ci siano, perché sono i piatti che danno il ritmo a tutto. Poi suoneremo i ritmi con cassa rullante eccetera, ma quelli sono proprio la cosa più importante che ci sia. Ho deciso di prendere 2 piatti dell'HCS perché oggi vi do delle regole, poi in realtà non sono delle regole ferree che bisogna per forza far così, ma almeno avete un po' un'idea di come fare nel momento in cui andate a scegliere i piatti. Li ho presi della stessa serie, della stessa marca, della stessa serie, perché nel momento in cui andiamo a prendere i piatti uguali, diciamo, abbiamo una certa tipologia di suono per cui stanno bene insieme, diciamo. Quindi nel dubbio, se siete soprattutto all'inizio e dovete prendere un Charleston e un Ride, vi consiglio sicuramente gli HCS, perché sono dei piatti che nella fascia medio economica comunque sono buonissimi. Prendeteli uguali come serie, perché almeno ci sarà una corrispondenza e una caratteristica molto simile tra i piatti. Ma allora partiamo dal Charleston, sentiamolo in un groove. Ovviamente, come avete sentito, il Charleston può essere chiuso, può essere aperto, ha tantissimi suoni il Charleston, quindi è importante, anche se si vuole partire da una base economica o medio economica di piatto, prenderne uno che abbia la possibilità di essere un po' versatile, diciamo, che possa suonare forte, piano, aperto, chiuso, eccetera. Per quanto riguarda il Ride ha meno suoni rispetto al Charleston, ma un Ride come ad esempio questo qua può dare un po' di soddisfazioni, sentite qua. E infine, come vi dicevo, la cosa importante è anche che
Charleston e Ride stiano bene insieme. Io oggi ho preso un Charleston da 15, i Charleston soliti sono da 14 in realtà, ma a me da 15 piacciono un po' di più, quindi abbastanza grandino, e il Ride ho deciso di prendere anche lui abbastanza grandino perché è un 22. Sentiamoli insieme, passiamo da un groove all'altro per capire come si sposano l'uno con l'altro. Andando avanti, passiamo alla terza tipologia di piatto, in realtà, perché prima avevamo due tipologie, Charleston e Ride, alla terza tipologia di piatto più famosa, che è il Crash. Crash ce ne può essere uno solo, oppure se volete già ampliare un pochettino il vostro set, prendetene due. In questo caso, come Crash, come potete vedere, ho preso un'altra marca perché non è così importante che si sposi perfettamente, che si sposino perfettamente con Ride e Charleston, perché sono proprio due suoni completamente diversi, ma in questo caso comunque ho deciso di prendere due Crash di stessa marca e modello con grandezze diverse, perché se li prendo della stessa grandezza hanno lo stesso suono, ha un po' poco senso avere dei piatti con lo stesso suono, quindi ho deciso di prendere questo da 16 e questo da 17. Potete prendere 16-17, potete prendere 16-18, potete prendere 17-18, 17-19, l'importante è che non siano uguali perché almeno avremo due suoni diversi. Vado a montarli e poi direi di sentire. Ok, come avete potuto sentire, questi Crash tra loro due si sposano molto bene, Ride e Charleston tra loro due si sposano molto bene, quindi appunto non è che per forza si devono avere i piatti tutti uguali. Io all'inizio pensavo, cacchio, ok, se ho preso questo piatto qua, adesso tutti i piatti, qualsiasi tipologia di piatto devo prendere, deve essere della stessa serie. No, non è così, ma secondo me l'importante è che i Crash siano simili, cioè che comunque come intonazione abbiano una certa scala, senza fare e poi l'altro così, non è il massimo. Poi appunto, come vi dicevo prima, vi do delle regole che pian pianino che andrete avanti potrete smontare, ma per smontare le regole bisogna prima conoscerle e poi fare esperienza per capire quali suoni possono stare bene insieme. Quindi vi ripeto, se siete all'inizio consiglio vivamente di prendere due Crash o un Crash, oppure due Crash ma della stessa serie con diverse grandezze. Quindi abbiamo finito questa prima parte con i piatti, diciamo, normali. Li abbiamo posizionati molto normalmente: Charleston a sinistra con Crash sopra, Ride a destra con Crash sopra o sotto, io in realtà lo metto sotto ma si può mettere sopra e sotto. Adesso andiamo a inserire un piatto un pochettino diverso dal solito, che è questo qua, il piattino piccolo, ma devo tossire quindi mi fermo un attimo. Questo piattino qua, che si chiama Splash, è un piatto che, diciamo tra virgolette, ricorda un pochettino un Crash ma ha un suono più acuto. Ovviamente i piatti più sono piccoli più hanno suoni acuti, e in questo caso lo Splash andrò a posizionarlo tra il Ride e il Crash che ho sulla sinistra, quindi praticamente sopra i due tom. In questo modo io in qualsiasi punto della batteria sia ho possibilità di arrivare allo Splash molto comodamente. Poi ovviamente tutti i piatti devono essere montati in modo da essere comodi, ma dove si usa questo Splash? Si può utilizzare principalmente per due cose. Allora, lo Splash si usa quando si ha una dinamica piano perché non ha un volume pazzesco, ma possiamo o utilizzarlo ad esempio se stiamo facendo un ritornello magari molto forte, facciamo un fill, poi dobbiamo scendere di dinamica, quindi anzi
anziché utilizzare il crash forte, utilizziamo lo splash per dire: oh raga, attenzione, ho suonato sull'1 un colpo più forte perché è l'1, ma sto scendendo, quindi anziché suonare sul crash, lo suono sullo splash. Oppure lo possiamo utilizzare sempre a bassa dinamica quando stiamo suonando un groove, ad esempio con il cross stick. Quindi siamo tutti tranquilli, possiamo suonare lo splash, anche piano, perché volevo dire potremmo suonare il crash piano, ma il crash piano non è il massimo. Quindi al posto del crash piano ci mettiamo uno splashino e siamo a posto. Vi ho detto tutte queste cose, non ho montato lo splash, quindi vabbè, avrete già visto che suonavo, facevo cose, vabbè ragazzi, questo è il montaggio, ho sbagliato, comunque vado a montarlo alla fine, poi passo al piatto dopo. Piatto dopo, passiamo completamente dall'altra parte. Se prima vi ho detto dinamica piano, adesso dico dinamica forte, anzi molto forte. Passiamo al China. Il China in questo caso ho deciso di prendere un UFIP Supernova. I Supernova li ho già provati, vi lascio il video qui sotto. Allora, questo è un piatto che va suonato forte, principalmente nel 98% dei casi va suonato forte, ed è un piatto con un suono molto particolare, perché non è un crash, suona più forte di un crash, è un suono molto scuro e metallico, molto strano, molto utilizzato nel metal. Tra l'altro ho fatto anche un video sul metal, ve lo lascio qui sotto, dove utilizzavo tantissimo il China, ma è proprio, lo monto perché se non mi dimentico poi vi dico, è proprio, rimanete lì, è proprio da utilizzare o nel momento in cui stiamo andando a suonare un groove, magari col crash o comunque un groove forte, e abbiamo bisogno di accentare l'1, ad esempio come utilizzeremo un crash normale, ma abbiamo bisogno di ancora più spinta, ancora più suono, quindi utilizziamo il China, che ha delle frequenze particolari e si sente molto di più. Oppure, volendo, possiamo anche utilizzarlo per suonare dei groove, o groove solo sul China, quindi di solito sono groove veramente veramente potenti, o suonare dei groove in cui magari alterniamo crash e China. Sentiamo qualcosina. E quindi occhio ragazzi, quando utilizzate il China non abusate, perché dipende dove suonate, ma soprattutto se suonate in dei locali o dei localini, il China potrebbe dare fastidio. Quindi calma, utilizzatelo nel momento in cui volete avere un suono così, senza abusare. Non utilizzatelo come un crash normale, perché altrimenti vi odieranno. Andando avanti, passiamo ai piatti effetto. Ho ancora due piatti. La batteria devo dire che sta prendendo forma, anzi devo dire che sta prendendo una forma bella grande. Piatti effetto, partiamo di qua. Questo è un crash bucato. Il crash bucato è utilizzato in vari contesti perché ha un suono particolare. Per farvi capire, ha un suono tra crash e China. Quindi se avete bisogno di un suono di crash, ma lo volete un pochettino più particolare, un pochettino più chainoso, allora il piatto bucato è perfetto. Lo monto e vi faccio sentire.
In questo caso non starei a pensare troppo a dove inserire il piatto bucato, sia proprio nella batteria, perché si può inserire ovunque, tutti i piatti si possono inserire ovunque, ma il piatto bucato lo si può mettere veramente ovunque. Io decido di metterlo alla sinistra del Charleston, per poterlo utilizzare o insieme al Crash, o insieme a un Crash, o insieme a un China, o da solo. Però è un piatto, devo dire, molto versatile, perché il China, tante volte, come vi dicevo prima, è troppo, non si può usare ovunque. Questo ha un volume un po' più basso del China, ma comunque ricorda un po' quelle sonorità lì. Come vi ho detto, è un misto tra Crash e China, quindi è molto più utilizzabile. Infine, ragazzi, rimanendo sempre sui piatti particolari, questo si vede che è un piatto particolare perché già è nero, è bucato, è piccolo, e questo in realtà non so neanche bene come chiamarlo. Qui si chiama Dark Trash Splash. Sono dei piatti bucati, questi, che sono degli splash, quindi dei piattini piccoli, ma che hanno un suono particolare. Quindi è un suono trash, è un suono, volendo, che se prima per il piatto bucato normale da 18 vi ho detto che era un misto tra Crash e China, questo potrebbe essere un misto tra Splash e China. Quindi questi sono un po' dei piatti ibridi che danno veramente qualcosa di diverso nel momento in cui si suona. Questo non sapevo più dove montarlo, sinceramente. Se non avessi avuto lo Splash probabilmente l'avrei montato qua, ma ho deciso di montarlo lì sopra, quindi sopra il Crash e il piatto bucato. Gli ho messo un altro piatto bucato. In questo modo tutta la parte sinistra della batteria è quella un po' più strana. Se ho voglia di suoni strani, vado sulla parte sinistra e mi trovo Trash Splash, mamma mia, è difficilissimo da dire. O Trash Crash, credo si chiama. Sì, si chiama così, bravo Luca, Trash Crash. Ancora più difficile da dire per me, ma comunque lo monto lì sopra. Quindi, ragazzi, il video può finire qua, spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile per capire quali sono tutte le tipologie di piatto esistenti. Allora, prima di avere la sfilza di commenti che mi dice non è vero, non è vero, non è vero, una cosa dice, eccetera, questi non sono tutte le tipologie di piatti esistenti. Avessi dovuto fare tutte le tipologie di piatti esistenti, probabilmente avrei dovuto montare 100 aste sulla mia batteria per mettergli i piatti. Queste sono le tipologie principali. Poi esistono piatti assurdi, come ad esempio gli Icebell, piatti con i rivetti, piatti di qualsiasi tipo, ma soprattutto se siete alle prime armi, con questa guida qua avete la possibilità di capire quali sono le prime sonorità che potete avere. Ovviamente le prime in ordine di importanza sono Charleston e Ride, il o i Crash, e con questo avete chiuso tutti i piatti fondamentali. Successivamente, consiglio, andate a esplorare un pochettino di suoni, Splash, China, andate a vedere qualche piattino bucato, cercate sonorità diverse, perché vedrete che con sonorità diverse suonerete anche in modo diverso, avrete delle idee diverse e un feeling diverso mentre suonate. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, soprattutto se questo video vi è stato utile. Io voglio ringraziare strumentimusicali.net che mi ha mandato due bei pacconi giganti con tutti questi piatti. E con questo, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, per supportarmi. E mi stava venendo sopportarmi, ma non è bella come cosa. Vabbè, grazie mille per essere arrivati a fine video. Qui sotto in descrizione trovate anche i miei corsi se volete studiare insieme a me. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!